partecipato personalmente perché né il vice sindaco né addirittura anche alcune figure tecniche indispensabili non sono riusciti nemmeno ad arrivare, quindi la situazione è stata molto complicata. Precisiamo subito che il comitato che c'era stato ieri, al quale ha partecipato anche il vice sindaco, aveva dato indicazioni assolutamente rassicuranti in base alle previsioni meteo fornite dalla Protezione Civile regionale, quindi si parlava di colore verde per capirci per gli addetti ai lavori e quindi non c'era nessun indicatore di tipo anche precauzionale di far emettere qualsiasi tipo di provvedimento se non quelli che sono stati adottati ieri sera, tipo il sale che è stato messo insomma nei luoghi complicati sia in città che in città metropolitana, le precauzioni sugli assi viari eccetera, tutto quello è stato fatto, ma non c'era nessuna indicazione per emettere ordinanze di altro tipo. Stamattina, non perché ci abbia chiamato la Protezione Civile o perché ci sia stata qualche telefonata particolare da parte dei luoghi deputati a questo, ma empiricamente abbiamo verificato che c'erano condizioni assolutamente diverse, uniche. Credo che Napoli non abbia mai avuto, almeno a memoria di tutti quelli con cui abbiamo parlato, una nevicata così forte, quindi immediatamente da stamattina abbiamo emesso un provvedimento per invitare le persone a non uscire se non in caso strettamente necessario e la chiusura di tutte le scuole della città. Stamattina abbiamo partecipato dalle 9:30, quindi per circa 2 ore, in questo importante comitato nel quale innanzitutto siamo riusciti ad ottenere da Autostrade Italiane un importante mezzo spargisale che tra circa 2 ore comincerà a operare nella città di Napoli fino ad oggi pomeriggio, e quindi questo aiuterà moltissimo perché è previsto dal pomeriggio sera molto ghiaccio fino a domani in tarda mattinata, quindi questo mezzo sarà molto utile, che si aggiunge ai mezzi che noi abbiamo utilizzato nella città di Napoli, chiaramente più artigianali rispetto a questo che ha Autostrade. Il genio militare fornirà dei bobcat che si vanno ad aggiungere a quelli che già sono in esercizio per liberare l'area nord soprattutto di Napoli, così come siamo riusciti a ottenere la disponibilità da 2 ditte per implementare i carri attrezzi e i carri gru per liberare le macchine che sono rimaste bloccate sugli assi viari principali, intendo dire autostrade, tangenziali. Alle informazioni che sono state fornite dalla Polizia Stradale, da ANAS e da Tangenziale, in questo momento non ci sono criticità particolari. Io ho già dato disposizione, adesso mi sto recando al Comune per firmare una nuova ordinanza con cui le scuole domani rimangono chiuse e che invitiamo fermamente tutte le persone, se non per assoluta necessità, da oggi pomeriggio fino a domani nella tarda mattinata, quindi insomma adesso sono le 11:30, diciamo per le prossime 24 ore in particolare, ad evitare di uscire se non in casi assolutamente necessari, perché le previsioni, in questo caso meteo, ma io mi affiderei anche a non solo quelle meteo che finora non ci hanno aiutato, anzi ci hanno fuorviato, ma alle valutazioni empiriche, neve e ghiaccio che ci sarà da oggi pomeriggio, quindi può diventare pericoloso uscire soprattutto da quando non ci sarà più il sole, quindi salvo per chi non lo deve fare per ragioni di particolare necessità e che lo faccia, come dire, adottando tutte le cautele del caso, insomma è sicuramente evitabile che si esca dalle proprie abitazioni, in particolare con le autovetture non dotate di gomme attrezzate per ghiaccio e neve. Poi ci aggiorniamo alle 17, oggi c'è un altro comitato in prefettura nel quale parteciperà anche il vice sindaco, quindi insomma queste sono le informazioni principali. Sindaco, lei ha detto noi in maniera empirica abbiamo dotato l'ordinanza stamattina presto. Quindi c'è qualcosa che nella catena della comunicazione dell'emergenza non ha funzionato? No, non ha. Allora, diciamo che in natura non tutto si prevede.
noi quando dobbiamo adottare delle ordinanze ci dobbiamo rifare alle informazioni di tipo scientifico. Ieri le informazioni di tipo scientifico, cioè parliamo i bollettini ufficiali delle previsioni meteo, davano assolutamente un tempo che era completamente diverso rispetto a quello che ci siamo svegliati stamattina all'alba con la neve. Quindi, come ho detto prima, codice verde significa un codice che non consentiva l'adozione di nessun tipo altro provvedimento rispetto a quelli che abbiamo già fatto. Quindi non è che c'è qualcosa, come dire, quello che non ha funzionato sono state le previsioni meteo, che chiaramente non hanno funzionato, questo è assolutamente evidente, tant'è vero che stamattina tutte le decisioni anche che abbiamo adottato le abbiamo adottate in base alle previsioni meteo delle prossime ore, ma anche in base alla situazione che c'è stamattina. Quindi anche le previsioni meteo che adesso ci dicono un miglioramento progressivo, però dato il ghiaccio che si è accumulato comunque e le previsioni di bassa temperatura, perché si prevedono temperature molto basse nella prossima serata, unita alla neve che c'è stata stamattina, ci fa in questo caso adottare questo tipo di provvedimenti. Quindi noi, diciamo, almeno come comune abbiamo adottato non solo tutte le misure, ma abbiamo anche agito in maniera preventiva laddove avevamo non solo gli strumenti di informazione, ma anche gli strumenti a disposizione per poter intervenire. Ecco, col grande freddo c'è anche l'emergenza dei clochard. Sì, su quello anche si sta lavorando dai giorni precedenti, sia con gli interventi delle politiche sociali, della Croce Rossa, del volontariato, di tutte le strutture, delle stazioni metropolitane aperte. Diciamo, la vera novità è stato le previsioni meteo che sono state completamente disattese dalla natura, cioè il vero dato è stato questo qua, altrimenti, come dire, sicuramente ci sarebbero stati altri provvedimenti.